Nel 18° anniversario della canonizzazione di San Felice, la sezione UCIM di Nicosia, presieduta da Angela Mancuso, ha organizzato una manifestazione, la 12ª giornata della scuola. Quest'anno il tema scelto è stato Facciamo strada insieme con la scuola e San Felice, modello di santità, ieri, oggi, sempre. Il cuore dell'evento è stato un lungo corteo che ha visto la partecipazione di alunni ed insegnanti provenienti da ogni istituto scolastico nicosiano di ogni ordine e grado. Il corteo è partito con gioia, accompagnato da musica e canti da Piazza Garibaldi. La presenza di importanti figure religiose e comunitarie ha reso questa giornata ancora più speciale, con Monsignor Giuseppe Schillaci, vescovo della diocesi di Nicosia, Don Michele Pitronaci, consulente ecclesiastico dell'UCIM, Fra Salvatore Russo, guardiano vicario del convento dei Frati Cappuccini di Nicosia, e Fra Salvatore Seminara. All'interno del corteo era presente anche la Fraternitas San Felice, l'Ordine Francescano Secolare e l'Associazione Cammino di San Felice, insieme ai rappresentanti dei club service locali. Il corteo ha attraversato le vie del centro storico di Nicosia, da via Fra Litesta a via Roma, fino a giungere in via Umberto, dove è stato reso omaggio a San Felice davanti alla statua che lo raffigura. Gli alunni hanno condiviso un momento di unità gridando all'unisono sia per l'amor di Dio, la frase che ha ispirato le opere di San Felice per tutta la sua vita terrena. Sia per l'amor di Dio! Sia per l'amor di Dio! Il corteo ha proseguito verso la via San Giovanni, giungendo infine alle porte dell'orto dei Frati Cappuccini. E qui è stato allestito un breve spettacolo introdotto dalla presidente dell'UCIM di Nicosia, Angela Mancuso. Sul palco Fra Salvatore Russo, vice guardiano del convento, ha dato il benvenuto agli insegnanti, alunni e a tutti coloro che hanno partecipato a questa giornata dedicata alla scuola e all'ispirante figura di San Felice. Gli alunni delle scuole primarie del primo e secondo circolo hanno regalato al pubblico cori melodiosi, così come gli studenti della scuola secondaria di primo grado, affiancati al pianoforte dal talentuoso professore Salvatore Lovotrico, autore di diversi brani inediti dedicati a San Felice e diretti con maestria dalla professoressa Enza Ferrara. Inoltre i giovani studenti hanno raccontato la storia di San Felice in gallo italico, tradotta per l'occasione da Salvatore Lopinzino. Era l'anno 1705, a Nicosia, Arcangelo Amoroso partorette un figlio che gli diede tante soddisfazioni, era sensibile e giudizioso. Sto monaco si chiamava Fra Felicio. Gli studenti dell'Istituto Superiore Fra Litesta di Nicosia hanno ballato celebrando i valori della pace e della fratellanza. A rappresentare le scuole nicosiane la professoressa Roberta L'Episcopo, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Carmine, ha condiviso delle riflessioni sul significato profondo di questa giornata di unità e ispirazione. La giornata si è conclusa con un momento di profonda riflessione e la benedizione di Monsignor Giuseppe Schillaci, che ha riempito di luce e speranza il cuore di tutti i presenti. Per intercessione di San Felice, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Sia per l'amor di Dio.